quella meravigliosa giornata di Imola dove il Teramo con la presidenza di Romy Malavolta saliva in C1 per poi farci godere negli anni di bei risultati di una squadra magnifica come quella dei Motta e Pepe. Oggi, 3 giugno, il Teramo Calcio chiude la sua avventura dello stadio comunale di Teramo. Il Teramo pareggia con l'Ancona e retrocede in Serie C2. Quella agonia cominciata con l'evento e il cambio della panchina da Gabetta a Fiorucci che ci ha portato a perdere punti giorno per giorno, domenica per domenica, si è conclusa oggi, pur se la squadra per un attimo ha dato la sensazione ai suoi sostenitori che ce la potesse fare con il rigore di Mertai, ma poi Docente a pochi minuti ci spegneva quel raggio di sole che era sceso sul comunale e ci ha risprofondato nella più angoscia possibile di questo campionato. Si è conclusa un'era storica della presidenza di Malavolta, ma quello che più fa tristezza a noi sostenitori della Teramo Calcio è che non c'è un punto interrogativo sul futuro. Quello stadio fortemente voluto dalla società, fortemente voluto dalla città, fortemente voluta dai suoi sostenitori, non vedrà la C1 e forse non vedrà neanche la C2, sì, perché il futuro è un grosso punto interrogativo. Un presidente che non sta bene, una società che già aveva detto che voleva abbandonarla e che sicuramente quella cordata che si diceva in città forse non rileverà la squadra in C2. E allora accadrà quello che è accaduto già al Chieri, all'Aquila, sicuramente per ripartire. Ma cosa dire? Essere dispiaciuti come sostenitori, ma io dico che è la città che ha perso e la sua forza era nello sport, con la pallacanestro, con il calcio. Ora bisogna rimboccarsi le maniche e spero proprio che ci sia un qualcuno, un qualcosa di nuovo che possa dire a questa città, bene. È accaduta questa disgrazia, adesso dobbiamo rialzarci e speriamo di poterci rialzare.